vi possono essere atti illeciti, atti illegittimi. Non è che l'atto è da perseguire solo se sia penalmente rilevante. E lo stesso riguarda i processi civili, amministrativi o tributari pendenti. Rispetto ai singoli ricorsi che ci sono in commissione tributaria per la TARSU. Ah, ma lei non può intervenire, ma come? Si è fatto già ricorso in commissione. Che faccio io? Ti riscrivo il ricorso. Anche perché, signori, io faccio diritto penale. Ed è non perché io insegno all'università, devo saper fare tutto. Io mi siedo, studio e poi mi faccio una mia idea. In questi giorni ho ricevuto il sollecito del Comitato per l'Acqua, no? Chiedono un incontro con me, di nuovo. Ho chiamato a uno degli organizzatori del Comitato, gli ho detto, dammi un'altra settimana. È una materia delicatissima, che riguarda profili di diritto amministrativo, di diritto ambientale, ci sono decreti legge, è un mondo per me sconosciuto. Dammi un attimino, ci rivedremo la prossima settimana. Un'ultima cosa, poi mi piacerebbe interloquire con voi. Sabato mattina partirà il tavolo permanente con le associazioni dei consumatori. Io ho invitato a questo tavolo le 10 associazioni più presenti sul territorio, spero che saranno presenti tutti e 10, perché è opportuno il difensore civico che tutela il cittadino, che si confronti in modo permanente e stabile con le associazioni che hanno più a cura i destini della città. Grazie. Beh, abbiamo ascoltato così l'intervento del professor Siracusano. Ovviamente da un lato ci scoraggia, dall'altro però non vogliamo certo come dire, fermarci. Sappiamo benissimo che Catania è in una situazione disastrosa, penso che questo termine si possa utilizzare, e quindi ovviamente anche l'azione del difensore civico ne viene coinvolta in questa situazione di Catania. Bene, io adesso do la parola ai giovani di Città Insieme che volevano presentare la proposta di regolamento di statuto che era stata redatta tempo fa. Esiste un comitato che fa parte di Città Insieme, ma ce ne sono tante altre. Esiste un comitato che fanno parte altre associazioni, c'è Città Insieme, Casablanca, Crediti dell'Etna, molti comitati di contro i parcheggi che si sono uniti a novembre 2007 per sostanzialmente formare un comitato che ha riscoperto alcuni articoli dello statuto comunale, lo stesso statuto che ha istituito questa figura. E ci sono alcuni articoli che forse è bene anche ricordarci, che prevedono ad esempio il diritto di udienza. L'articolo 42 dice che i cittadini hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici. Il sindaco, gli assessori e i dirigenti sono tenuti a fissare i giorni e gli orari. Questo diritto sostanzialmente vuol dire che i nostri rappresentanti e gli amministratori non possono ricevere per appuntamento, ma devono essere presenti in dei giorni e orari fissati in cui noi sappiamo che sono lì e possiamo andare. Se non c'è nessuno, aspettano che venga qualcuno. Poi c'è, ad esempio, c'è un altro diritto che a me personalmente mi fa impazzire, che è il diritto di referendum abrogativo. Cioè un qualsiasi atto amministrativo che non insista su diciamo, rilievi economici o finanziari, quindi escluso ad esempio il bilancio, possono essere abrogati organizzando un referendum che tutti i cittadini possono chiedere che venga indetto. Il problema però è che molti di questi diritti, forse diritto di udienza no, ma diritto di referendum sicuramente, non possono essere utilizzati attualmente.
perché quando nel 95 è stato approvato lo statuto, i nostri amministratori si sono dimenticati di approvare anche un altro atto che è molto tecnico, è il regolamento attuativo. Questo regolamento deve essere necessariamente approvato perché il Consiglio Comunale deve definire nel dettaglio quali sono le modalità per indire un referendum, quindi quali sono i tempi per presentare le firme, le modalità in cui il sindaco deve dichiarare che il referendum è ammissibile, qual è quell'organo che deve decidere se il referendum è ammissibile. E quindi abbiamo pensato di scrivere, una, diciamo, di aiutare i nostri amministratori ad approvare questo regolamento, scrivendogli la bozza di regolamento. Quindi siamo messi insieme a un avvocato, che lei conosce, l'avvocato Giarrusso, che ci ha aiutato molto, e abbiamo scritto... Non riesce... È presente, e parla di inquinamento. E abbiamo scritto insieme questo regolamento molto dettagliato. Tra l'altro c'è un articolo che prevede l'ipotesi in cui il comune non abbia i soldi per indire il referendum, perché comunque fare un referendum significa, diciamo, fare le schede, insomma, spendere dei soldi. E potrebbe esserci il caso in cui il comune, visto che è molto spesso diciamo, a rosso, dica che il referendum non, è, non si può indire al momento perché non ci sono i soldi. Allora noi abbiamo previsto in questo regolamento che nel caso in cui non ci fossero soldi espressamente destinati a questa finalità, che è quella del referendum, i soldi vengono presi da, sostanzialmente, detto molto volgarmente, dagli stipendi dei nostri amministratori. Perché essenzialmente se noi diciamo referendum, sostanzialmente sopperiamo, poniamo una lacuna che non sono riusciti a colmare i nostri amministratori. Questo regolamento lo devono notare, ora la cosa non finisce qui, no. Vabbè, è chiaro che si può modificare. No, la cosa però non finisce qui, perché a novembre noi abbiamo ricevuto una lettera del presidente della commissione bilancio e regolamenti, che è Lorenzo Auberi. E in questa lettera dice sostanzialmente che in riferimento alla petizione dopo intrapresa per il regolamento attuativo, ritenendo prioritaria l'importanza di accoglimento delle richieste dei cittadini, questa commissione, nella persona del suo presidente, si è attivata a sottoporre agli organi competenti la questione, chiedendo di predisporre in tempi brevi una proposta di deliberazione per rendere operativo tale regolamento. A questo poi si aggiunge anche un articolo che è comparso sulla Sicilia nel 10 aprile di quest'anno, in cui diciamo, si legge che il capogruppo del PD e quello di EN hanno scritto congiuntamente una richiesta di attivazione di quelle procedure che sono previste per approvare questo regolamento. Ora, io non lo so se secondo, diciamo, le norme attualmente vigenti lei ha la possibilità di... però, visto che abbiamo capito che è una persona con la quale si può interloquire, almeno io volevo consegnare a nome del comitato tutta la documentazione che forse anche lei può fare in modo che almeno, diciamo, guardino la prossima amministrazione. Se lei è ancora difensore civico, speriamo che il Consiglio Comunale finalmente, dopo ormai 13 anni, si decida ad attivare questo regolamento che ci consentirà anche di non dipendere per forza dagli amministratori per avere delle risposte, agiamo noi direttamente. Perché il referendum poi non è solo abrogativo, c'è anche la versione del propositivo, quindi noi possiamo anche proporre degli atti all'amministrazione o anche soltanto consultivo. Quindi questo è... Non siamo in Svezia. Ci si illude sempre. Sì, io però una cosa volevo chiedere. Se non ricordo male, nello statuto c'è messo la durata del difensore civico, quanto dura in carica, e non mi pare che sia legato alla durata del consiglio comunale. Anzi, no, ma questo è importante perché se la durata è disgiunta, ovviamente il potere che ha il difensore civico non è legato alla vita dell'amministrazione, ma una sua vita autonoma. Sì, certo. Io leggo l'articolo 5 del regolamento, durata in carica. Il difensore civico resta in carica fino alla durata del mandato del Consiglio Comunale. Quindi sto scadendo. Ed è rieleggibile una sola volta.
almeno 3 mesi prima della scadenza.